e cresce ancora, sfiorando ormai i 4 metri. Però Aleki Sigonis sarà ugualmente contento. L'anima della nuova Mini ha mantenuto una volta di più il suo modo di essere, il go-kart feeling, la sensazione Mini. Tutti nuovi i motori. Arrivano i tre cilindri, sofisticati e potenti come non mai, mentre il costante collegamento in rete ne sottolinea l'aspetto moderno e tecnologico. Sempre presenti i caratteristici stilemi di design, come la calandra del radiatore esagonale, i gruppi ottici e le luci posteriori con grossa cornice cromata, a parte una nuova interpretazione dell'indicatore laterale di direzione e della fascia nera che avvolge la carrozzeria senza soluzione di continuità. Ex novo anche i gruppi ottici, con luce diurna di serie e LED optional. Abitabilità ottimizzata in tutti e quattro i posti, nuovi i sedili, più accoglienti e più spazio per le gambe, ma soprattutto un incredibile, per Mini, vano bagagli di 211 litri. Al momento del lancio, in aprile, saranno disponibili tre varianti, dalla Mini Cooper con motore a benzina a 3 cilindri da 136 cavalli alla Cooper S benzina 4 cilindri che ne ha 192, mentre la Mini Cooper D utilizza un diesel 3 cilindri da 116 cavalli. Di serie un cambio a 6 marce per tutte le versioni, con l'opzione dell'automatico, sempre a 6 rapporti. L'assetto è assistito da un nuovo asse anteriore McPherson con braccio oscillante in alluminio e supporto degli assali e bracci trasversali in acciaio altamente resistente, mentre al posteriore provvede un nuovo multilink in lega leggera, ottimizzato con geometria a basso ingombro. Il servosterzo è elettrico e la versione Cooper S ha anche il differenziale autobloccante. I cerchi sono da 15 o 16 pollici di serie, mentre fra gli optional ci sono anche i cerchi da 18.